trovati a Zoom In. Oggi parleremo di fiori e di arte floreale. Lo faremo con il nostro ospite Remo Matricardi, che è il presidente di Arfa Abruzzo ed è qui con noi. Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per l'invito. Allora, noi abbiamo con noi il presidente appunto di Arfa Abruzzo, Remo Matricardi, in occasione della mostra del fiore Florviva 2016, che è l'evento florovivaistico più importante del centro-sud in Italia, in occasione appunto della edizione nuova di quest'anno, 2016, a Pescara dal 23 al 25 aprile, e l'inaugurazione ci sarà appunto sabato prossimo. Allora, come nasce intanto e da chi questa mostra? La mostra del fiore nasce 40 anni fa a Francavilla al Mare da un manipolo di agricoltori che deciso di fare un evento che si chiamò all'inizio Mostra del Crisantemo, quindi si svolgeva l'ultima settimana di ottobre, che ebbe così tanto successo che decisero allora di chiamarla Mostra del Fiore, e cominciò dopo 3 anni tutto un suo percorso attraverso la città di Francavilla per approdare poi al Museo Michetti di Francavilla sempre, e circa 5 anni fa siamo approdati al porto turistico di Pescara. Quindi la location è il porto turistico, sì, di Pescara. Sì. Che insieme alla Mostra del Fiore poi si è unita anche Florviva, che si svolgeva presso i padiglioni della Fiera di Lanciano. È alla 15ª edizione quest'anno. Insieme abbiamo unito le forze per fare un unico grande evento regionale, se possibile anche interregionale. Quindi Arfa e Assoflora, con l'importante contributo ormai consolidato, quindi una partnership importante con la Camera di Commercio. Beh, la Camera di Commercio oggi è l'elemento proprio trainante e importante di tutto l'evento, in quanto ha delle strutture, ha una è proprietaria attraverso la società del porto turistico e ha una capacità economica e finanziaria per darci un grande impulso per l'evento. Parliamo dell'arte floreale. Intanto grazie a Claudio Di Giacomo in regia stiamo vedendo delle foto bellissime. Queste sono della edizione dell'anno scorso, sì, giusto? Esatto. Ecco, parliamo dell'arte floreale. L'arte floreale quest'anno, come negli altri anni, che l'anno scorso è stato il secondo anno, viene organizzata all'interno del padiglione del porto turistico, come adesso vediamo le foto, che sono foto di repertorio dell'anno scorso. È una scuola di arte floreale, è AFA, con sede a Bugnara. È una scuola, anche se sta qui a Bugnara, a Sulmona, è una scuola internazionale di carattere europeo, dove è anche in grado di fare certificazioni nazionali. In questo evento quest'anno si confronteranno 8 squadre che sono 2 italiane e 6 straniere in 3 prove che si svolgeranno venerdì 22 mattina, venerdì 22 pomeriggio e sabato mattina, l'ultima prova che avverrà alla fine, nel frattempo che c'è l'inaugurazione dell'evento. E poi durante la 3 giorni è previsto anche un convegno intitolato Giardini in mostra con la flora abruzzese, dedicato poi appunto al progetto di grande respiro, che è il titolo della mostra di quest'anno, Vivaismo e floricoltura attraverso lo specchio dei tempi. Allora, per ciò che riguarda il convegno, quest'anno siamo molto molto soddisfatti, perché la Regione Abruzzo attraverso i parchi partecipa alla Mostra del Fiore Florviva 2016 con la partecipazione proprio dei 4 parchi abruzzesi, e il professor Fabio Conti farà questo seminario all'interno dell'evento, che verrà sabato mattina alle 11.30. Il titolo invece della mostra di quest'anno da dove nasce? Il titolo nasce da una
da un voler raccontare un percorso di ciò che è l'arte del fiore e dei giardini, dei vivai, di quello che è il lavoro agricolo, di quello che è la preparazione, la progettazione. Infatti all'interno del padiglione i fioristi andranno a lavorare su vecchie attrezzature per la lavorazione dei campi anche di prima della Seconda Guerra Mondiale. Quali sono i numeri di questa mostra? Negli anni come è cresciuta? Ma negli anni devo dire che quando arrivai io come presidente della Mostra del Fiore alla Camera di Commercio 5 anni fa avevamo numeri veramente piccolissimi, perché ci fu il terremoto dell'Aquila, ci furono una serie di eventi in cui un po' in Abruzzo ci fu una calata di quello che era il discorso degli eventi. Poi via via siamo cresciuti e l'anno scorso, 2 anni fa eravamo circa 120, erano circa 120 aziende, l'anno scorso 178 aziende, quest'anno sono quasi 220 aziende, aziende che vengono da 17 regioni, di cui quasi il 50% sono del settore dei vivai e dei giardini, e più tutto il resto che è tempo libero. Quindi quest'anno, edizione 2016, possiamo dire che è un'edizione da record, visto la partecipazione di tutte queste regioni, oltre 200 appunto espositori. Diciamo che siamo arrivati a una grandezza fisiologica dove l'evento può dirsi compiuto. Penso di non parlare con presunzione che quest'anno forse noi saremo l'evento più grande d'Abruzzo, l'evento dove mettiamo insieme aziende, arte, tempo libero, e quindi potremo dire che potremo candidarci anche a diventare nazionali, potremo dire che potremo permetterci nel 2017 di chiedere di fare un nazionale, e quindi non più andare con i numeri ma andare con un'elevazione anche di una specializzazione delle aziende. A 360 gradi, quindi torniamo un attimino indietro, la mostra aprirà appunto le porte sabato al porto turistico con il taglio del nastro previsto per le ore 11, sì. Sostanzialmente oltre al convegno il programma dell'evento quale sarà? Il programma è molto variegato, nel senso che c'è dal taglio del nastro c'è il convegno, poi ci sono ci sono dei programmi di poesia, c'è prove di arte floreale, ci sono dei mini corsi di arte floreale, cioè quindi nei 3 giorni ci saranno tanti piccoli eventi all'interno dello stesso evento. Bene. La presentazione ufficiale poi della mostra c'è stata qualche giorno fa. Parliamo un attimino dei rivenditori che vengono appunto da tutte queste regioni. Quest'anno si è aggiunta qualche regione in più rispetto agli anni passati? Sì, ci sono aggiunte ancora altre 2 regioni, che è la Campania e la Basilicata, che sono aziende sempre del settore del florovivaismo, che porteranno le proprie piante in mostra e in vendita se possibile. Avremo anche degli ulivi secolari che molte persone spesso chiedono per mettere nei propri giardini, a dimora nei propri giardini. Bene, quindi ricordo l'appuntamento, sabato il taglio del nastro e quindi l'inaugurazione di questa 3 giorni appunto di Mostra del Fiore, Flor Viva 2016, a Pescara dal 23 al 25 aprile. E io la ringrazio per essere stato con noi e per aver descritto appunto questa bellissima mostra, che poi è la più importante, lo ricordo ancora, del Centro-Sud. Grazie per aver accettato il nostro invito. L'appuntamento con il nostro spazio di approfondimento Zoom In termina qui. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Come sono andate?